Come ultima osservazione, notiamo l'importante differenza concettuale che c'è tra questo esperimento e quest'altro che abbiamo già discusso. Entrambi rappresentano l'esperimento con il tubo di Kunt semi chiuso, aperto da un lato e chiuso dall'altro. Infatti sulla parte destra c'era il tappo qui, come c'è il tappo che noi mettiamo in queste varie posizioni qua. Però la differenza fondamentale, come si vede subito, è che qui abbiamo una sola frequenza e una sola lunghezza d'onda, quindi mandiamo un'onda armonica e non la tocchiamo, non la modifichiamo e non cerchiamo di adattarla al tubo. Piuttosto adattiamo il tubo, la sua lunghezza, all'onda armonica che abbiamo mandato. Mentre invece nell'altro esperimento noi il tubo non lo modificavamo, nel senso che lo lasciavamo sempre chiuso all'estremità. Quindi non modifichiamo mai la lunghezza del tubo e invece modifichiamo l'onda che mandiamo. Infatti all'inizio mandiamo un'onda più lunga, con una maggiore lunghezza d'onda, poi onde, come si vede dal disegno, che sono sempre più corte. Anche la simbologia dimostra questa differenza, perché noi qui abbiamo chiamato la lunghezza del tubo sempre L, perché non è variabile, mentre invece abbiamo chiamato le frequenze e le lunghezze d'onda con l'indice N, perché appunto si tratta di molte onde, molte lunghezze d'onde diverse, quindi lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 e così via, sempre più corte queste lunghezze d'onda. Invece nell'esperimento che abbiamo fatto adesso, la lunghezza d'onda non l'abbiamo chiamata lambda 1, lambda 2, lambda 3 perché è unica, c'è una sola lambda, perché c'è una sola frequenza. E invece abbiamo chiamato L1, L2, L3, Ln le diverse lunghezze del tubo. Quindi anche dalla simbologia L1, L2, L3 si capisce che è quella che cambia, non è la lunghezza d'onda, ma è la lunghezza del tubo. Perciò concludendo, qui adattiamo la lunghezza del tubo in modo da rendere il tubo risonante con la lunghezza d'onda o con la frequenza che mandiamo arbitraria.